Decorazioni e attrezzi, pasta di zucchero, la calla e le foglie. Oggi realizzeremo le calle. Partiremo con un pezzettino di pasta di zucchero bianca. Vi lascio il link del video della pasta di zucchero che ho realizzato e che trovate sul mio canale, così avrete la ricetta. Semplicemente stenderemo la pasta di zucchero a circa un paio di millimetri e con il bulino, come che vi feci vedere l'altra volta e che ha una lama che taglia, cercheremo di tagliare una specie di pentagono. Non importa se non è preciso, l'importante è che comunque rifiliate un po' i bordi della vostra pasta di zucchero. Una volta fatto questo e ottenuto questa specie di pentagono, useremo un nuovo bulino che vi presentai sempre nel video delle attrezzature di cui vi lascio il link, che ha una punta arrotondata a pallina, una un po' più grande e una un po' più sottile. Con la pallina un po' più grande andremo ad assottigliare i bordi del nostro pentagono. Semplicemente in questo caso non faremo altro che far diventare la pasta un po' più sottile, lasciando il centro e la parte sottostante un pochino più doppia. Questa poi andremo a sagomarla nella forma che ci serve per fare la calla. Quindi facciamo questo movimento semi-rotatorio per tutto il petalo. Fate comunque attenzione a non assottigliare troppo la pasta, perché altrimenti al momento della lavorazione poi si potrebbe rompere o spezzare. L'importante è che sia più o meno uniforme da tutti quanti i lati. Ed ecco la nostra pasta assottigliata. Come vedete è diventata molto sottile, mentre invece questo era lo spessore che aveva in precedenza, che lasceremo però verso la base. Adesso con il pollice al centro cercheremo di dare un po' la forma del petalo della calla e assottiglieremo e uniremo un po' la parte finale del petalo, dando un po' quella forma di punta della calla. Questa è la prima parte della lavorazione della calla. Adesso con un pezzettino di pasta del colore giallo, e vi lascio sempre il link per la colorazione della pasta, andremo a creare il pistillo centrale della calla. Lo adageremo al centro del petalo e cercheremo di avvolgere delicatamente il petalo intorno al pistillo, mantenendo aperta la parte centrale del petalo e avvolgendo solo la parte finale del petalo. E questa è proprio la forma che ha una calla quando la vediamo dal naturale. Riposizioniamo un po' la punta, che comunque si sarà aperta perché è molto sottile, e questa è la calla che abbiamo ottenuto. Ovviamente si dovrà asciugare in posizione, in questa posizione senza spostarla, e si indurirà e manterrà la forma che gli abbiamo dato. Ecco quindi i bulini che abbiamo adoperato e la calla che abbiamo realizzato. Passiamo adesso a vedere le foglie come si realizzano. Prendiamo in questo caso un pezzo di pasta di zucchero color verde che andremo a stendere con il mattarello, e come vi ho lasciato prima vi lascio anche adesso il link per la colorazione della pasta. Lo stenderemo a uno spessore di circa un paio di millimetri. Questo è il panetto che andremo ad adoperare per fare le nostre foglie. Quello che vi faccio vedere oggi è lo stantuffo a forma di foglia che sempre vi ho fatto vedere nel video delle attrezzature. Basterà premere bene sulla pettola di pasta e soprattutto premere bene la parte centrale dello stantuffo, in modo che le foglie vengano ben impresse con quella venatura che è già parte del nostro stampino. Come vedete la foglia rimane al centro. Con l'aiuto dello stantuffo andremo a far fuoriuscire la foglia. Ecco qui la foglia ottenuta, da una parte è liscia, mentre dall'altro lato ha le venature che abbiamo impresso con lo stantuffo. Vi faccio vedere bene le venature, che con il bianco si vedono in particolare. Vedete, ecco, sono state impresse proprio con questo stantuffo. Come vedete è già fornito delle venature. Vediamo adesso l'altra misura di foglia che esce nella confezione, perché sono tre le misure. Questa è quella di mezzo. Come sempre premiamo bene sulla pasta e premiamo anche al centro lo stantuffo per imprimere la forma delle foglie. Come vedete, come sempre, la foglia aderisce bene e con lo stantuffo viene fuori. Ecco qui l'altra dimensione di foglia, sempre con le venature ben impresse. Ecco, vedete la differenza di grandezza. E adesso l'ultima grandezza, l'ultima misura, che è quella un po' più piccola.
Bagno sempre un po' nello zucchero a velo in modo che non si attacchi troppo alla pasta quando vado a togliere la foglia. Imprimo bene la parte centrale ed ecco l'ultima foglia realizzata, con lo stantuffo viene via. Ecco qui, vedete? Sempre ben impressa. E queste sono le tre misure, le tre grandezze. Queste sono le foglie così come escono dallo stampino. Adesso ne realizzeremo un'altra della dimensione più grande, sempre imprimendo bene, e vi farò vedere come si può realizzare una foglia diversa partendo dallo stesso stampino, quindi dalla stessa forma. Come vedete, adesso è identica alla prima, ma adesso la lavoreremo con un altro bulino che è diverso da quello a pallina che abbiamo visto per la calla. E ha una sempre comunque una forma un po' arrotondata, ma leggermente piegata. Con questo bulino andremo a dare un po' di movimento semplicemente imprimendo la parte finale della foglia, il bordo della foglia, e quindi con questo creeremo una foglia leggermente diversa. Come vedete, semplicemente ho spostato il bulino da una parte all'altra, ho impresso semplicemente in alcune parti della foglia. E lasciato la parte di sotto un po' più doppia. Adesso con un altro bulino che abbiamo comunque già visto in un altro filmato con la punta sottile arrotondata, andrò ad imprimere soltanto alcune delle venature che ho creato con lo stampino, così che sia leggermente più incisa, perché andremo adesso a lavorarla in un altro modo. Come vedete, soltanto alcune venature vado a ritoccare, non tutte. Così si creerà una diversa dimensione di spessore fra le venature un po' più incise e le venature un po' più sollevate. Ecco il risultato. Come vedete, si vedono le altre venature e in particolare si notano queste che ho inciso leggermente. Fatto questo, con la punta delle dita andremo a piegare leggermente la punta della foglia, dando quella forma leggermente piegata. Lo stesso faremo con le parti laterali, pizzicando due parti laterali della foglia e otterremo una foglia diversa da quella che avevamo all'inizio, più sottile e con una forma leggermente diversa. Vedete come sono diverse? Soprattutto si è ingrandita e si è allargata. Ovviamente abbiamo fatto pressione e quindi si è modificata la forma. Adesso possiamo fare una cosa diversa. Prendendo un po' di carta argentata e dandole una forma di un tubicino un po' schiacciato e piegandolo nella forma in cui vogliamo fare la nostra foglia, cerchiamo di adagiare piano piano la foglia proprio su questo rilievo che abbiamo creato. Lasciandola ad essiccare così, la nostra foglia prenderà questa posizione. Quindi, come vedete, sarà molto ondulata. Questa verrà estremamente ondulata, mentre quest'altra non la lavoreremo, ma semplicemente l'andremo a piegare, appoggiandola sempre sul nostro supporto di carta argentata. Lasciandola in questa posizione, quando sarà asciutta, avrà proprio quella forma e la potremo tranquillamente spostare da sopra al supporto. In quest'altro caso non facciamo altro che pizzicare sia la punta che la parte inferiore della foglia, cercando di dare una leggera piegatura soltanto da un lato. Vedete, dritta e piegata, leggermente piegata. Lasciandole in forma ad asciugare semplicemente all'aria, le foglie una volta asciutte manterranno questa forma. Come avete visto, partendo da un semplice stampino, quindi da una forma abbastanza uguale e con l'aiuto dei bulini, siamo riusciti a realizzare quattro tipi di foglie diverse. Quindi il limite è soltanto la vostra fantasia. Provate e vedete che cosa riuscite a creare. Vi assicuro che ci saranno dei bellissimi risultati, che possiamo realizzare delle foglie sempre diverse, pur partendo sempre dallo stesso stampino. Spero che anche le foglie vi siano piaciute. Non perdetevi il prossimo video, dove vi farò vedere come realizzare una semplice margherita con l'aiuto degli stampini e dei bulini. Vi lascio alla vostra creatività. A presto, ciao ciao!